Ciao bellezze, eccomi finalmente tornata in un nuovo video. Mi dispiace se ultimamente non sono stata troppo costante con i video sul canale. In queste ultime 2-3 settimane non sono usciti i video tutti i giorni, ovvero il martedì, il venerdì e la domenica, perché ci sono state le feste di mezzo, quindi insomma non ho avuto del tempo per registrare, però è da questa settimana, se tutto va bene, torneranno i 3 video a settimana. Comunque in questo video voglio svelarvi 5 trucchetti, 5 segreti, 5 accorgimenti per la cura dei vostri capelli, come avere dei capelli luminosi, belli splendenti, insomma piccoli accorgimenti da adottare in casa. Ho scovato tutti questi segreti, tutti questi trucchetti su Pinterest e quindi ho pensato perché non condividerlo con le ragazze e direi subito di partire. Il primo trucchetto che voglio consigliarvi riguarda far crescere i capelli molto più velocemente. Ebbene sì, avete sentito bene. Quante volte andate dal parrucchiere, vi tagliate i capelli e poi vi pentite perché magari la parrucchiera ve li ha tagliati troppo corti? A me capita veramente molto molto spesso. E quindi ho scovato questa ricettina da realizzare in casa con ingredienti che appunto solitamente si tengono in casa. Magari l'olio di ricino no, però gli altri ingredienti sono comunque ingredienti che quasi tutte abbiamo in casa tutti i giorni. E quindi una ricettina da preparare in casa con ingredienti naturali da applicare sui capelli, quindi una maschera da applicare sui capelli per farli crescere più velocemente. Ovviamente questa maschera, questo impacco non avrà un effetto immediato, dovrete comunque essere costanti e applicare questa maschera 2 volte a settimana per tutto il tempo che volete, per 1 mese, 2 mesi, 3 mesi, insomma fin quando i vostri capelli avranno raggiunto la lunghezza desiderata. E servono soltanto 3 ingredienti, ovvero l'olio di ricino, che potete tranquillamente trovare in farmacia, e tra l'altro l'olio di ricino ha anche diversi utilizzi e io vi consiglio assolutamente di avere questo prodotto in casa. Potete anche applicarlo sulle ciglia, sulle sopracciglia, per renderle più lunghe, più folte, insomma può essere anche utile in altri modi. Il secondo ingrediente invece è l'uovo, ebbene sì, serve l'uovo, l'uovo l'avete tutto in casa, direi proprio di sì. E il terzo ingrediente è il miele. Ma come si prepara questa maschera? È veramente semplicissimo e vi basterà andare ad aggiungere in una ciotolina un cucchiaio di olio di ricino, un cucchiaio di miele e l'uovo intero. Andate a mescolare per bene tutti e 3 gli ingredienti insieme e poi con l'aiuto di un pennellino, anche quelli che si utilizzano, che si trovano nelle tinte, dovete andare semplicemente ad applicare questo impacco, questa maschera sui capelli, partendo dalla radice fino alle punte, quindi andando semplicemente ad applicare il prodotto, la maschera, dalle radici verso le punte. L'impacco è molto molto unto perché ovviamente c'è l'uovo e anche l'olio di ricino, essendo un olio comunque va ad ungiare i capelli. Quindi una volta messo l'impacco sui capelli andate a fare uno chignon, a raccogliere i capelli. Se avete magari anche una cuffietta da doccia vi consiglio di metterla sui capelli, perché questo impacco dovrà restare in posa per almeno 3 ore. Dopo 3 ore potete andare tranquillamente a fare il vostro shampoo, a lavare i vostri capelli. Mi raccomando però, quando andate a lavare i capelli con lo shampoo, di grattare, di massaggiare bene la cute, mi raccomando massaggiatela bene, perché andando ad applicare sui capelli l'uovo e l'olio comunque resteranno molto più unti e quindi dovrete andare a massaggiare molto di più la cute rispetto a quando andate a lavare i capelli semplicemente. Perché se non andate a massaggiare bene la cute fate l'errore che ho fatto io, ovvero mi sono accorta mentre stavo andando ad asciugare i capelli che in questo lato si vede che non ho grattato benissimo e quindi erano leggermente ancora unti, quindi ho dovuto rilavare i capelli. Quindi quando utilizzate questo impacco mi raccomando insistete maggiormente sulla cute e massaggiate veramente molto più del solito, perché altrimenti quando andrete ad asciugare i capelli succederà come me, che saranno ancora leggermente unti e quindi dovrete rilavarli. L'olio di ricino è un prodotto veramente ottimo sui capelli, perché oltre a promuovere la crescita e farli crescere più velocemente, li va anche a rinforzare, a idratare e inoltre previene la rottura dei capelli. Quindi è un prodotto che vi consiglio assolutamente di utilizzare sui vostri capelli se volete farli crescere più velocemente. Il secondo trucchetto invece è su come avere capelli più sani e più nutriti, e per farlo vi basterà semplicemente utilizzare l'olio di mandorle. Questo io l'ho acquistato su Amazon, se riesco magari vi metto il link qua sotto nell'info box, però potete trovarlo tranquillamente anche nelle erboristerie o magari anche nei supermercati più riforniti. L'olio di mandorle ha proprietà ricche di nutrienti, come ad esempio la vitamina D e la vitamina E. La vitamina E è importante, è essenziale per la crescita dei capelli, quindi vuol
Oltre all'olio di ricino, anche l'olio di mandorle può aiutare i vostri capelli a crescere più velocemente. Inoltre l'olio di mandorle, se utilizzato con costanza, va a donare più lucentezza ai vostri capelli, impedisce la rottura e va a aiutare anche a riparare le doppie punte, quindi è un prodotto anche questo veramente ottimo da utilizzare sui capelli. Potete utilizzarlo come impacco per shampoo e poi andare a fare il vostro solito shampoo, oppure volendo potete andare a scaldare un po' di olio di mandorle in microonde giusto per qualche minuto, poi una volta che sia leggermente intiepidito dovete andare semplicemente a massaggiarlo sulla cute per qualche minuto e poi lasciarlo in posa per tutto il tempo che volete, anche per diverse ore. Questo trucchetto aiuterà i vostri capelli a crescere più velocemente, un po' come il trucchetto numero 1, e inoltre li renderà anche più sani, più lucenti e molto più nutriti. Il terzo trucchetto che voglio consigliarvi, o meglio il terzo accorgimento, perché questo in realtà non è proprio un trucchetto, è quello di evitare le fonti di calore o al massimo ridurre tantissimo l'utilizzo di fronte e piastre, perché comunque il calore va a seccare molto molto i capelli. Io spesso e volentieri, dopo essermi fatta lo shampoo, tengo l'asciugamano sui capelli, lascio asciugare i capelli un po' nell'asciugamano e poi cerco di farli asciugare all'aria, o se proprio utilizzo il phon lo utilizzo non al calore al massimo, non troppo troppo caldo, ma tengo la temperatura media, ci metto un po' di più, però i miei capelli staranno meno stressati e a lungo andare non diventeranno super super secchi. E anche l'utilizzo della piastra, mi raccomando ragazzi, non fate la piastra tutti i giorni perché comunque va a seccare molto i capelli, quindi cercate di evitare il meno possibile di utilizzare fonti di calore, perché questo andrà soltanto che a rovinare i vostri capelli. Però se proprio non riuscite ad utilizzare il phon per asciugare i capelli o la piastra, perché magari i vostri capelli sono un po' ribelli, un po' sbarazzini, vi consiglio di utilizzare uno spray da applicare su tutti i capelli prima di utilizzare fonti di calore. Io ad esempio mi trovo benissimo con il prodotto di Adore, che adesso ho terminato e non mi ricordo più il nome, quindi vi metto una foto qua da qualche parte. È uno spray che andavo semplicemente a spruzzare sui capelli prima di andare ad asciugarli, e questo andava a proteggere i miei capelli, un prodotto che va a proteggere i capelli dalle fonti di calore. Quindi se proprio non potete evitare l'utilizzo di phon e piastre, utilizzate comunque prodotti spray che proteggono i capelli dal calore. Il quarto trucchetto che voglio consigliarvi è quello di smettere di utilizzare gli asciugamani in cotone, perché andranno soltanto a rovinare i vostri capelli, e quindi di preferire quelli in microfibre, che andranno anche ad assorbire l'acqua molto molto più velocemente, anche perché gli asciugamani in cotone vanno ad aumentare l'effetto crespo, che non piace assolutamente a nessuno. E inoltre un'altra cosa sbagliatissima è quella di strofinare i capelli per asciugarli, non c'è cosa più sbagliata, quindi andate semplicemente a tamponare e mai a strofinare. Il quinto ed ultimo trucchetto che voglio consigliarvi invece non riguarda la cura dei capelli, ma più che altro come profumarli. Ebbene sì, come profumare i vostri capelli? Questo è un trucchetto che comunque non vi consiglio di fare tutti i giorni, evitate di farlo tutti i giorni, però ogni tanto per qualche occasione particolare, per una festa, potete tranquillamente farlo, ed è quello di andare a spruzzare il profumo sui vostri capelli. Ma non c'è cosa più sbagliata di andare a spruzzare il profumo direttamente sui capelli in questo modo. E quindi se volete andare a profumare i vostri capelli, la cosa che vi consiglio è di spruzzare il profumo direttamente sulla spazzola in questo modo, e poi andare a spazzolare i capelli. In questo modo il profumo non andrà troppo a seccare i capelli, perché comunque i profumi sono realizzati con un'alta percentuale di alcol e ovviamente va a seccare i capelli. Quindi se andate a spruzzare il profumo direttamente in questo modo andrà tantissimo a rovinarli, invece se andate a spruzzarlo prima sulla spazzola e poi andate a spazzolarli, l'effetto, l'impatto sarà molto più leggero. È comunque una cosa che non dovete fare appunto tutti i giorni, perché comunque è sempre un profumo e a lungo andare può andare a seccare i vostri capelli, però ogni tanto per un'occasione speciale è un trucchettino che è veramente molto molto utile, anche perché il profumo sui capelli resta molto più persistente rispetto al profumo sulla pelle. E tra l'altro in questo modo andrete a profumare tutta la vostra chioma. C'è un profumo veramente buonissimo, però mi raccomando, non utilizzate questo trucchetto tutti i giorni, perché comunque a lungo andare il profumo va lo stesso a seccare i vostri capelli, però ogni tanto è un trucchetto che anche io stessa faccio sui miei capelli. Niente, io spero che il video vi sia stato utile, vi sia piaciuto, mettete un like se volete altri video di questo genere, magari dedicati al make up, alla skin care, ai lifestyle, trucchetti da casa, insomma fatemi sapere qua sotto nei commenti. Io vi mando un grosso bacione e noi ci vediamo prestissimo in un nuovo video. Ciao!